Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. $1 million, had a mammoth for my wife. I dreamed I went to Brooklyn Bridge on my knees shooting dice, but that was just a dream. Just a dream I had on my mind. Now, and when I woke up, baby, not a penny could I find. I dreamed I was in the White House, sitting in the president's chair. I dreamed he shaking my hand, said, Bill, I'm glad you're here. But that was just a dream. Just a dream I had on my mind. Now, and when I woke up, baby, not a chair could I find. Bentrovati, beh, avete visto queste belle immagini realizzate dal nostro Enzo Leonetti, che ringraziamo. Ci hanno fatto vedere New York, beh, perché le nostre telecamere sono state proprio lì a New York per seguire un importante evento. Tra poco ne parleremo qui in studio. Si è parlato dell'importanza della dieta mediterranea e dell'importanza dell'olio di oliva calabrese. Intanto saluto oggi il nostro gradito ospite, che è il professor Antonino De Lorenzo, che è direttore della scuola di specializzazione in scienze dell'alimentazione della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma Tor Vergata. E lì a New York c'erano giornalisti, operatori economici, medici, che hanno ascoltato con grande interesse proprio questa lezione, diciamo così, tenuta dal
professor Di Lorenzo. Grazie intanto per essere qui. Grazie a lei, buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Adesso ci dirà che cosa ha trasmesso, no? Non solo ai nostri connazionali lì a New York, perché c'è una grande attenzione verso la dieta mediterranea, ci sono tantissimi italiani, ma anche proprio i nativi americani, perché c'è questa, credo... Sì, la diaspora italiana, però al di là di quanto si crede, di solo 3 milioni di italiani di seconda e terza generazione che sono rimasti a New York. Quindi diciamo è una minoranza attualmente, però c'è una grandissima attenzione perché gli americani amano l'Italia. E proprio ad un ricercatore americano dobbiamo quella che è stata la valorizzazione definitiva della nostra qualità della dieta, ad Ansel Keys. Tra poco ne parleremo. Ok, sono venuto apposta. Ebbene, intanto saluto il presidente Magliocchi che è stato lì a New York con il nostro Enzo. Com'è stata questa esperienza? Ma un'esperienza bellissima naturalmente, proprio per la partecipazione che abbiamo avuto, dove... abbiamo visto presenze della Columbus University di New York con i suoi ricercatori, e imprenditori americani e italo-americani interessatissimi. E naturalmente la cosa che più di ogni altra ha dato soddisfazione è stata la presenza del professore De Lorenzo che con la sua lezione sulla dieta mediterranea, su quello che è il prodotto olio d'oliva, il prodotto principe di questa dieta, gli americani sono rimasti molto affascinati, veramente contentissimi di questa iniziativa che abbiamo svolto lì. E tra poco sentiremo anche alcune testimonianze. Tanto saluto il nostro Nino Iannotta, esperto, no, per quanto riguarda la materia, quindi ascolteremo, dottore Iannotta, le parole del professor De Lorenzo, perché prima mi diceva una cosa importante: si parla ormai da tempo di dieta mediterranea, ma in effetti cos'è, come si fa la dieta mediterranea? Ed è la domanda giusta, perché una delle più grandi mistificazioni, insieme a quella dell'olio d'oliva, e la dieta mediterranea. Lei deve immaginare che nel mondo i marchi più importanti, riconosciuti e riconoscibili, sono la Coca-Cola, sono la Visa, la carta di credito, la terza è Made in Italy. Il 40-60% del Made in Italy è dieta mediterranea. Quello che manca della dieta mediterranea oggi, come noi per la verità siamo stati chiamati anche per questo, ed era presenti colleghi della Columbia University come la Sassoon della New York University e il fondatore della società di endocrinologia, di diabetologia americano, il dottor Levy, presenti proprio per questa grande attenzione. Nel 2016 l'American Society of Nutrition ha presentato un position paper dove riconosceva il valore della dieta mediterranea nella prevenzione delle malattie, perché la dieta mediterranea nasce per la correlazione con la cardiopatia ischemica. Poi si è visto nei successivi anni, uno studio durato 60 anni, quindi si è avuto modo di verificare tante ipotesi, tante tesi e validarle, si è visto che le malattie cronico-degenerative, quindi come la cardiopatia ischemica, il diabete e il 30% dei tumori, si parla per la prima volta di alcuni tumori che sono prevenibili e hanno un grande impatto nell'uditorio, ma soprattutto per la sanità pubblica, questo è molto importante. E quindi gli americani, come le dicevo nel 2016, avevano messo in essere una serie di ipotesi come codificare questa dieta mediterranea. Ecco, noi grazie allo studio di Nicotera, tutta quella che è stata l'evidenza dello studio di Nicotera, abbiamo fatto vedere loro com'è importante un semplice indice, un indice di adeguatezza mediterranea, costruito proprio dal gruppo di Kiss, su Nicotera, che risultava all'epoca quello più alto, tanto da essere definito dieta mediterranea di riferimento con l'indice MAI. Questo si può costruire, lo possono costruire anche i consumatori. Noi abbiamo fatto anche come università, ed è utilizzabile da tutti online, un sistemino con cui le persone possono caricare gli alimenti che assumono quotidianamente con la dieta, il programmino gli calcola le calorie, la percentuale delle calorie che sono propriamente mediterranee, di alimenti propriamente mediterranei,
E questo indice, fratto quelli che non sono propriamente mediterranei, ci dà un'indicazione, un'ottima relazione con quella che è un'alimentazione salutare. Ci dà questo score, che più alto è questo score e più è mediterraneo. Questa è un po' una rivoluzione, il consumatore diventa consapevole, cosciente, può operare e fare delle scelte sicuramente salutari. Quello che gli americani, e ci tenevano molto, hanno fatto molte domande su questo, è sulla qualità dei prodotti. Loro hanno fatto una campagna importantissima sull'olio d'oliva, perché loro credono nell'olio d'oliva, tanto che la Food and Drug Administration, nel sito ufficiale, la Food and Drug Administration rappresenta per la sanità la fede pubblica, raccomanda per gli americani un consumo quotidiano di almeno 23 grammi di olio d'oliva extravergine. Ma qual è l'olio d'oliva che sia realmente, in termini di qualità, un olio che abbia quelle caratteristiche di apporto di nutrienti, di grassi in particolare, di alcuni polifenoli che fanno bene alla salute? Allora, su questo abbiamo aperto un dibattito con questa nuova prospettiva dell'health claim, della certificazione salutare, che è prevista dalla legge della Comunità Europea, la 1924, dove gli oli d'oliva calabresi hanno le caratteristiche per avere il riconoscimento di questa etichettatura. L'etichettatura è un momento di grande dialogo tra il mondo della produzione, e il mondo della salute e il consumatore. Sull'ultimo numero di una grossa rivista si può leggere, è uscita proprio ieri, sul British Medical Journal, che chi legge l'etichettatura, chi ha questa cultura di poter fare una scelta salutare, ha il 30% in meno di obesità a livello mondiale. Quindi questa nuova frontiera, insieme a quello che la Calabria sta facendo, soprattutto i produttori, devo dire, perché forse gli enti locali sono in un ritardo notevole, e stanno portando avanti dei discorsi dove difendono la qualità. Anche perché oggi un mercato come quello americano lascia la responsabilità agli importatori della sicurezza alimentare. Quindi gli americani su questo sono molto attenti. La qualità deve essere riconosciuta, oltre che standardizzata, per quello che si può e si deve standardizzare con prodotti naturali come sono quelli dell'olio d'oliva, che hanno delle grandi variabilità. Ma certo questo territorio, la nostra Calabria, per le caratteristiche pedoclimatiche, per una serie di condizioni, per la qualità, ha sicuramente nell'ambito degli oli che circolano a livello mondiale una qualità eccezionale. Eccezionale. Quindi, noi lo diciamo da tempo in questa trasmissione. Fin quando ce lo diciamo tra di noi, bisogna farla certo, conoscere. Certo, la divulgazione è importante, no? Bisogna certo. Essere... Forse qualcuno non ha interesse, giustamente come diceva nel famoso libro l'ubriaco, se lo vendo che cosa mi resta di migliore del vino, quindi siamo gelosi e ce lo teniamo tutto per noi. Come diceva giustamente lei, adesso il consumatore ha una nuova, no? Una consapevolezza. C'è una nuova visione. Una nuova visione perché, diciamo, già voglio dire si era visto negli anni precedenti, però è una cosa che ha in sé qualche handicap. Le persone più acculturate sono in grado di fare delle scelte salutari perché hanno la capacità, sia autonoma sia perché hanno studiato, di fare scelte giuste, diciamo delle scelte salutari chiare. Il problema della sanità pubblica oggi è proprio la diseguaglianza. Le persone che hanno più svantaggiate hanno più rischi per la salute. Allora lo sforzo che bisogna fare è diffondere questa conoscenza quanto più possibile a livello capillare. Ma già l'OMS dal 2005 ci invitava, noi come facoltà di medicina, a fare delle iniziative intersettoriali con i produttori, con il mondo della pubblicità, con il mondo dell'informazione, queste iniziative che fossero orientate verso il riconoscimento di parametri salutari e poter dare al consumatore, diciamo così, meno fortunato, più indicazioni per poter fare scelte salutari e sicuramente vantaggiose per la salute.
pensi che questo può colmare un divario del 30-40% rispetto alla possibilità di appalesare patologie come il diabete? Se conoscere come una malattia insorge, conoscere quali sono i sistemi, lo stile di vita, ma oggi diciamo siamo in un'epoca, questo terzo millennio, che ha dato dei risultati straordinari. Lei immagini che in dicembre 2017 sull'Lancet è uscito un lavoro rivoluzionario, quello che noi ritenevamo una malattia irreversibile, il diabete conclamato, è irreversibile per l'86% della popolazione. Quindi si inizia da tavola, no? Cioè, si inizia intanto quando il diabete è conclamato, si inizia con una dieta restrittiva per 8 settimane. Il diabete, per semplificarglielo, fino a 4 anni può essere reversibile se il grasso ha infarcito il pancreas, che arriva fino al 40%. Le cellule beta si trasformano in cellule alfa, la loro funzione è inibita. Ma se uno fa dimagrire il pancreas, che corrisponde più o meno a 15 kg il soggetto, la cellula beta riprende a funzionare. Era una cosa che non si era mai vista. Ma lei capisce che ha un impatto formidabile. Poter guarire dal diabete con una dieta very low calorie, in mano ovviamente alla gente che ha la competenza, certo, diventa importante. Un traguardo straordinario. Ma quello che diceva la maggior parte delle persone, che è importantissimo quello che lei diceva, la maggior parte delle persone lo può prevenire. E noi abbiamo oggi tutti gli indicatori, anche grazie a questi grossi studi, precoci di malattia. Quindi quando c'è un'intolleranza al glucosio, quando c'è un'insulino resistenza, si riesce ad intervenire in una maniera efficacissima, conoscendo quante sono le calorie che il soggetto consuma, dandogli il giusto apporto calorico, facendogli perdere quella quota di grasso che sta nell'addome, che sta nel muscolo, che fanno la storia dell'infiammazione e dell'insulinoresistenza. E sono cose ormai che possono fare tutti i centri. La cosa importante è poi mantenere questa condizione salutare. Ed è riconosciuto, la SHAI lo aveva descritto già 3 o 4 anni fa, la dieta migliore per mantenere lo stato di salute e la longevità è la dieta mediterranea. Quindi non lo diciamo solo noi calabresi, non ce lo diciamo nelle conventicole, non ce lo diciamo quando siamo nei nostri locali a mangiare e bere come sappiamo solo fare noi, ma ce lo riconoscono gli altri, lo riconoscono gli altri. Il problema è far riconoscere questa qualità intrinseca dei nostri prodotti, che sono, ahimè, tanti anni che la Calabria non riesce ad avere un marchio di qualità, perché la forza di questi prodotti lo fanno i piccoli produttori, ma non hanno le risorse per poterli far riconoscere, per poterli certificare, per poterli esportare. E qui l'ente locale manca nel suo intervento a sostegno, fare una programmazione su questa grandissima biodiversità, che è la forza di questa regione, perché noi non abbiamo fatto, ovviamente perché i territori non lo consentivano, agricoltura intensiva, ma questo ci ha salvato, perché i prossimi 30 anni le programmazioni si stanno rivedendo tutte in ambito dell'agricoltura. Lo sfruttamento dei terreni non è più sostenibile dal punto di vista ambientale. Quindi recuperare tutte quelle qualità intrinseche di prodotti del territorio, come per esempio la frutta, la verdura, le piante antiche, ma direi ancora una cosa più importante, le wild green, come le chiamano gli americani, le piante alimurgiche, le erbe selvatiche, sono un patrimonio importantissimo. Noi abbiamo una biodiversità, le ripeto, unica, abbiamo delle brassicacee che non sono conosciute anche in epoca romana, ma che sono state riconosciute da Ansel Keys nel Seven Country Study. Sono delle verdure a foglia larga che hanno qualità di prodotto eccezionale. Bisognerebbe anche pensare di fare un patentino per cui queste piante possono essere raccolte in sicurezza e possono essere consumate quotidianamente. A tutti noi è noto, per esempio, l'esempio della cicoria da campo insieme alle altre erbe, all'aglio, bene, è una pozione magica dal punto di vista nutrizionale.
Non c'è bisogno di inseguire quelle diete miracolose degli ultimi tempi. Assolutamente no, però i media hanno responsabilità. Il miracolo ce l'abbiamo sul territorio. Il miracolo ce l'abbiamo in casa. San Francesco ce l'aveva raccomandato con le sue regole, con la quarta regola, perché le altre per noi sono insostenibili, le altre regole di San Francesco. Ma la storia delle nostre tradizioni, che poi è l'evidenza scientifica più vera, perché è l'evidenza scientifica che si è nel tempo raffinata con l'esperienza, ci dice che il patrimonio mediterraneo e calabrese in particolare, le dico, io sono un nostalgico, forse non faccio test perché amo troppo la Calabria. Sono partito senza essermi mai allontanato, ma soprattutto sono tornato senza essere mai partito dal punto di vista mentale. E, i weekend ritorno sempre in Calabria, lavoro a Roma e mi sento un po' come un emigrante. E, ci sono tanti legami con la terra, il legame della memoria, dei sapori e degli odori, che è quella più antica come memoria ancestrale, è straordinaria in questa terra. Dobbiamo però dire che non si è fatto niente e non si sta facendo niente per salvaguardarla. E questo devo dare atto a Massimino Magliocchi, che con la sua associazione sta mantenendo vivo questo focherello di un'antica produzione di olio d'oliva in Calabria, che se partiamo da Broglio di Trebisacce, parliamo di qualche secolo prima di Cristo, era conosciuto l'olivo e la sua molitura. Ma si possono narrare tantissime storie ed evidenze di quelle che sono i nostri prodotti, che oggi sono all'attenzione di tutti, ma spesso si fa con grandi sacrifici. È come se questo tipo di alimentazione, questo tipo di dieta fosse uno stigma di persone che della povertà. Oggi la dieta povera fa la ricchezza della salute. Ma lo stanno riscoprendo in tanti, fuori dall'Italia. E a proposito, torniamo in America, no? Con le nostre telecamere e ascoltiamo alcune delle testimonianze, no? Le persone che hanno ascoltato questa lezione, come dicevamo, sono rimasti affascinati perché hanno scoperto delle cose nuove, no? Cioè al di là della parola dieta mediterranea hanno capito finalmente che cos'è, come si fa, quali sono i prodotti, gli alimenti della dieta mediterranea e quali sono poi i benefici per la salute. Allora, iniziamo con Alisa Holz. Ho pensato che questa presentazione fosse assolutamente affascinante, non solo interessante, anche perché mi è piaciuta tantissimo la presentazione scientifica che è stata fatta da un esperto che lavora in questo campo e che ci ha fatto vedere le prove delle qualità benefiche dell'olio d'oliva. E mi è piaciuto il fatto che abbia presentato tanti diversi effetti benefici dell'olio d'oliva provenienti da diversi studi. E mi è piaciuto anche il fatto che c'è stata data la possibilità di fare delle domande al termine e abbiamo appreso delle informazioni che non conoscevamo su come tenere l'olio d'oliva a casa, come godercelo e come gustarlo nella maniera migliore. Beh, anche la conservazione, no, dell'olio, questo è un altro aspetto importante, vero, dottore Iannotta? Cioè perché ci sono tanti aspetti che sono tra loro correlati e che fanno poi di un prodotto veramente un tesoro, come spesso diciamo, vero? Eh sì, l'olio d'oliva è soggetto, diciamo, a un processo che è quello dell'irrangimento. C'è un apparecchio che si chiama Rangimat, che è stato studiato apposta per misurare questa conservabilità del prodotto, che dipende da tanti fattori, intanto dalla presenza di questi polifenoli all'interno dell'olio, quindi di queste sostanze antiossidanti, che sono antiossidanti anche agli effetti della conservazione del prodotto, quindi dell'olio durante tutto il periodo di conservazione. Poi ci sono altri sistemi a cui bisogna attenersi, ovviamente, i locali freschi, bui, perché la luce è contraria, diciamo, al discorso dell'olio, e quindi la conservabilità è fondamentale per l'olio, anche perché alcune caratteristiche
che noi indichiamo genericamente con qualità, ma diciamo vanno riferite a determinate sfaccettature, perché poi la qualità è un insieme di sfaccettature. Allora una fra queste, molto importante, è quella sensoriale, organolettica, il gusto. Allora queste sostanze polifenoliche, così come altre sostanze, conferiscono il sapore fruttato, l'amaro, il piccante, con i vari sentori del profilo sensoriale. È importante mantenerle nell'olio, perché via via con il trascorrere del tempo queste sostanze si deteriorano, si metabolizzano all'interno dell'olio e quindi poi si altera e cambia anche l'aspetto organolettico. Poi, diciamo, rispetto a quel che si diceva prima, vorrei sottolineare un aspetto molto importante nella coltivazione dell'olivicoltura in Calabria, perché noi veniamo da decenni in cui si facevano trattamenti a calendario, cioè ogni 20 giorni si sparavano queste sostanze antiparassitarie sugli olivi. Adesso, diciamo, con l'esigenza di avere questo prodotto di qualità, ma non solo, di averlo anche certificato, questo prodotto di qualità, quindi per certificarlo c'è bisogno a monte di un disciplinare che regoli tutti i sistemi agricoli attraverso cui gestire l'oliveto. E in questo, diciamo, adesso c'è stata veramente una rivoluzione, non si fanno più questi trattamenti a calendario, non si fanno proprio quando non ce n'è bisogno, si fanno solo in casi eccezionali e comunque con prodotti ecosostenibili. E allora questo dà luogo alla prima fra tutte quelle qualità, quella a cui si riferiva poc'anzi il professore De Lorenzo, che è quella della sicurezza. Cioè, non esiste altra qualità, non esiste se non c'è quella della sicurezza. Possiamo avere tutto il gusto del mondo, tutte le qualità salutistiche del mondo, tutte quelle nutrizionali del mondo, ma se non c'è la sicurezza, cioè che non c'è una minaccia per la salute dell'uomo, allora tutto svanisce. Allora bisogna partire da lì, e da lì infatti bisogna rendere conto che poi, diciamo, questi mercati, soprattutto i mercati americani, si fa bene il presidente Magliocca a tenerlo d'occhio, perché il mercato nordamericano, statunitense, è di particolare interesse per l'olivicoltura, per due ordini di motivi. Uno, perché il popolo americano è sensibile ad accettare e a prendere, diciamo, tutti gli aspetti salutistici di un alimento. E il secondo, importante per noi dal punto di vista dell'impresa, perché loro hanno i mezzi per un maggiore esborso e quindi possono riconoscere questa qualità attraverso anche un risvolto economico, che poi è quello che noi perseguiamo in realtà. Certo, noi ci dobbiamo fermare, non so se abbiamo il tempo di mandare un'altra testimonianza, vediamo dopo, quindi dobbiamo fermarci pochissimi istanti per la pubblicità, rimanete con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ed eccoci di nuovo in studio. Prima di continuare a parlare con il professor Antonino De Lorenzo, torniamo a New York per ascoltare altre testimonianze, persone che, come dicevamo nella prima parte, hanno ascoltato con grande attenzione proprio la lezione del professor De Lorenzo sulla dieta mediterranea. Allora sentiamo un altro docente, il dottor Stefano Cascapera. Professor Stefano Cascapera. È importante per il consumatore sapere cosa si deve mangiare e eventualmente come sapere che quello che si mangia è la cosa giusta. Soprattutto questa sera abbiamo sentito l'importanza dell'olio d'oliva, abbiamo sentito l'importanza dell'oliva della Calabria e gli effetti benefici che ha, quindi è importante per tutti quanti noi e soprattutto per la comunità di consumatori qui in America. Devono sapere cosa comprare e cosa aspettarsi da un cibo che è un olio d'oliva, che è un cibo, quindi e quali sono le capacità, le qualità, quali sono alla fine gli effetti positivi di avere una dieta mediterranea. E ancora un'altra testimonianza, questa volta Sebastian Price.
Ho trovato che questo evento fosse estremamente denso di informazioni interessanti. Ho scoperto che l'olio d'oliva è un prodotto dal punto di vista medico molto interessante e è sano perché fa parte della dieta mediterranea. In particolare ho scoperto che l'olio d'oliva della Calabria è veramente di alta classe. Devo dire che sono rimasto veramente bene impressionato dal fatto che sono state fornite tante informazioni importanti sulla dieta mediterranea ed è stato spiegato quanto è importante il collegamento con l'olio d'oliva e la dieta mediterranea. Ho anche scoperto quanto è importante la Calabria come area di produzione di olio d'oliva in Italia. Io ho viaggiato moltissimo in Italia, ma questa informazione mi mancava e quindi ho scoperto che veramente l'olio d'oliva calabrese è probabilmente il migliore che si possa acquistare. Beh, quello che dicevamo anche prima, l'importanza, no, della divulgazione, della comunicazione, corretta informazione, questa è una cosa da sottolineare, perché spesso l'informazione non si fa in maniera corretta e si trasferiscono dei concetti errati, quindi su questo bisogna essere anche molto molto attenti. Ma prima di tornare da lei volevo ascoltare proprio il professor Charles Levy, che insomma è un endocrinologo e un diabetologo, che ha ascoltato anche lui con grande attenzione questa lezione sulla dieta mediterranea. I was very, very impressed. Penso sia importante avere degli eventi come quello di stasera, perché la gente ha bisogno di capire quanto è importante l'olio d'oliva, soprattutto quello prodotto in Calabria, che ha dei grandi benefici per la salute, soprattutto per la riduzione per esempio del diabete di tipo 2 e soprattutto è importante appunto che si usi l'olio vergine d'oliva e non un qualsiasi tipo di olio. Sono rimasto notevolmente impressionato, in modo positivo ovviamente, dalla presentazione del professor De Lorenzo. Lui è stato estremamente completo nella sua esposizione di studi che sono durati 40-50 anni e ha portato delle prove molto convincenti per dimostrare che la dieta mediterranea in Calabria e in particolare il ruolo dell'olio d'oliva all'interno di questa dieta riduce i processi infiammatori all'interno del corpo e riduce anche l'incidenza delle malattie cardiovascolari e dell'obesità. Sono già circa 30-40 anni che gli scienziati qui negli Stati Uniti promuovono l'olio d'oliva e la dieta mediterranea. Purtroppo la popolazione in generale non ha ancora del tutto accolto queste indicazioni, ma vediamo che ci sono dei cambiamenti, per esempio nelle scuole, per il pranzo servono maggiori quantità di verdure, di legumi, meno alimenti fritti, alimenti grassi e le porzioni tendono a ridursi. Questo è molto importante, ci siamo resi conto che la dieta che si fa in Calabria, che si mangia quella tradizionale che si mangia in Calabria, è molto sana e porta ad una riduzione dei casi di morte dovuta a malattie cardiovascolari, riduce anche la pressione alta, porta ad una perdita di peso e tutto questo aiuta a far scomparire il diabete, per cui le persone riescono poi a svolgere una vita sana e produttiva.
Beh, quello che diceva, insomma, anche negli Stati Uniti c'è grande attenzione perché finalmente sono un po' di anni che si cerca di far capire l'importanza della corretta alimentazione per prevenire alcune patologie, per contrastarne altre, però ancora, insomma, c'è il fast food ancora. Loro stanno facendo delle azioni importanti, stanno attuando dei correttivi che daranno risultati fra 4-5 anni, però quando Levi parlava al passato, diceva in Calabria che si faceva in Calabria, perché da quando noi non facciamo più la dieta mediterranea e soprattutto in quelle aree che avevamo studiato negli anni, che aveva studiato Ansel Killens negli anni 60 e noi negli anni 90, il cambiamento della dieta mediterranea, quindi che tanto per dirle con questo indice di cui parlavamo prima, che da 10 scende a 2, quell'area diventa la principale area di incidenza di diabete d'Italia. Quindi cambiare la dieta significa poi riavere gli stessi rischi che avevano gli americani. Loro su questi correttivi ci stanno lavorando e la loro domanda era proprio quella: ma dove troviamo noi questi prodotti? Dove c'è questo olio d'oliva? Perché quando si parla poi di dieta mediterranea, l'olio d'oliva è una componente importantissima. Noi pensavamo fosse un condimento, un alimento vero e proprio, che poi serve, unisce tutte le diete mediterranee, serve a dare sapore, e serve a nutrire in maniera vera e propria, a dare un apporto importante e fondamentale nutrizionale. Ma le ricette che vanno insieme alla dieta mediterranea formano un paniere, perché non di solo olio vive l'uomo. Certo. Quindi i prodotti che sono alla base della dieta mediterranea, e come le dicevo prima, l'82% erano i grani antichi non degerminati, la frutta, la verdura, i cereali, i legumi e l'olio d'oliva. Quindi un paniere importantissimo che nutre e rende longevi. Oggi noi abbiamo la provia del Nova. Là dove non si fa la dieta mediterranea, pensi che la Calabria era la più longeva. L'ultimo dato del 2017 dell'Istituto Superiore di Sanità ci colloca in una graduatoria bassa, siamo stati superati dal Trentino. Abbiamo importato modelli, cioè i modelli del grande consumo, la mancanza dell'orto, che si diceva che voleva l'uomo morto, oggi chi ha la possibilità dell'orto campa cent'anni. E il consumare cibi a basso costo, la facilità di trovare prodotti preconfezionati, non è stata la nostra fortuna. Dobbiamo dire che non è che ci hanno aiutato, perché le grandi industrie, deve immaginare, le faccio l'esempio dei grani, sono state abbandonate tante colture di grano e il grano per noi è un piatto importante. Pensi che con grani che non sono degerminati, che non sono contaminati da sostanze anticrittogamiche, da sostanze che ne aumentano il loro nutrimento, ma sempre di sostanze chimiche, xenobiotiche. E il modo di molire questo grano, che non è più un grano diciamo, che porta dietro tutte quelle componenti minori che facevano la forza dell'alimentazione. Ecco, quei grani degerminati, a basso costo, stipati, trattati, uno su tutto su glifosato, hanno avuto lo stesso processo di raffinazione dello zucchero. Dal punto di vista metabolico sono nocivi, arrivano in un organo che noi non conoscevamo, abbiamo imparato a conoscere da 10 anni, che è la flora batterica, il microbioma, e si azionano flora batteriche che producono infiammazione. E l'infiammazione silente è la causa delle cause di tutte le malattie cronico-degenerative. Pensi che gli americani hanno fatto un bellissimo lavoro dove mangiare fast food è come avere una malattia infettiva improvvisa, dove non c'è un rialzo della temperatura, ma c'è l'infiammazione. E quindi loro sono in grado di conoscere quali sono i limiti ed errori. Diverso è per loro il cui sistema sanitario non è pubblico, per noi diventa una risorsa fondamentale, il business del pubblico è che la gente non si ammali. Quindi far conoscere i prodotti, il paniere che ci fa star bene,
E volevo finire il discorso del grano, però questa cosa non ci hanno aiutate perché è venuto fuori un fenomeno commerciale importantissimo, un fenomeno, non so come definirlo, truffaldino, dumping. Vengono grandi navi al largo delle nostre coste e portano dei grani di bassissima qualità che vengono scambiati con i nostri grani e servono per tenere basso il costo della produzione del nostro grano. E su questo stiamo facendo una grossa battaglia con il Ministero dell'Agricoltura. Forse un po' sordo, ma insomma sicuramente questa battaglia sarà vinta, perché la difesa dei grani antichi va sostenuta in qualsiasi modo, anche con la defiscalizzazione, con gli aiuti, per cui questa componente del paniere salutare, insieme a tutte le altre cose, è fondamentale. E assumere 28 grammi di grani non degerminati al giorno abbassa il rischio di malattia del 30%. Quindi il pane, la pasta fatta. Pane, ma con i grani antichi, ecco. se lei il pane lo fa con un grano di cui non sa la provenienza, che è stato degerminato, che è stato super raffinato, non trova tutte quelle componenti, che è la parte proteica, la parte vitaminica e la parte di fibra, che erano la forza della pasta. Per il consumatore diventa anche difficile, no? Io dico, mi faccio il pane con un grano antico, ecco, dove... Guardi, è difficile relativamente, perché ci sono dei piccoli appezzamenti che producono e quando le persone acculturate lo scoprono, se lo vanno a prendere. È l'esempio di un coltivatore di Verbicaro che in un anno ha raddoppiato la sua produzione, perché chi lo conosce si prende questi grani non trattati, che era quello che diceva Nino Iannotta, perché la questione della sicurezza è importantissima e questo abbiamo concordato con gli americani, perché noi attuiamo un protocollo che come l'HACCP che badava sulla sicurezza microbiologica. Adesso si propone come Ministero e come Università un protocollo NACCP che bada al nutriente, dal campo alla tavola. La questione della sicurezza è importantissima, perché mistificare questi prodotti significa ingannare il consumatore, fare del male, non del bene. Certo. Noi abbiamo fatto un corso con IAS proprio per organizzare, non più in maniera repressiva ma in maniera preventiva, dove chi ha un sistema certificato di filiera che va dal campo alla tavola deve essere sostenuto, non deve essere criminalizzato. Quindi difendere il nostro prodotto, difendere l'identità dei nostri prodotti è sicurezza e salute. Quando si parla di salute si parla di profitto per questi tipi di prodotti che vanno al consumo e possono creare malattie, è un bel problema. Noi badiamo, soprattutto come l'OMS sta facendo, a valorizzare un profitto etico, ma molti produttori informati e che conoscono le procedure, che sanno e possono operare e fare degli investimenti, si stanno orientando su questo. Perché la storia della fame, della grande produzione che doveva risolvere la fame, non è stato così. Si è servita solo per i consumi interni. E poi abbiamo visto che tutto quello che viene prodotto, dal 40% in Italia si parla del 60%, passa dallo scaffale del supermercato, al frigorifero e nel cassonetto. È un danno ambientale sproporzionato. Ma noi non abbiamo bisogno di consumare tanto, di aumentare tanto l'apporto delle calorie. Dobbiamo formare i consumatori verso la qualità e sostenere la qualità. Torniamo per un attimo sempre a New York per ascoltare altre testimonianze. Noi siamo quasi in chiusura, però dal punto di vista della salute, tornare un po' al passato, il pane fatto con questi grani antichi, a merenda con un po' d'olio extravergine di oliva, cioè non ci sono altri. Non ci sono paragoni, ma nemmeno il fico secco. Il grano senatore Cappello è tornato di me. Quindi là, insomma, oggi i bambini magari si danno per comodità degli alimenti processati che non fanno benissimo. Tornare anche per la merenda dei bambini al passato. Pane e olio, ma non c'è cosa migliore per esempio per i bambini del fico secco. Però deve essere italiano, perché se lo portiamo dalla Turchia altre problematiche. Il fico adottato, cosentino, seccato, potassio, vitamine, fibre, c'è tutto. Quindi se si riuscissero anche a diffondere questa cultura proprio nelle famiglie, che
Non si perde tanto tempo a fare una colazione, no, una merenda sana. La dieta delle nonne, riparlare con le nonne, perché sono loro quelli che detengono la tradizione e che è saltata di una generazione. E poi magari parlare con qualcuno, perché alla regione qualcuno ci deve parlare, e dirgli che magari quando si fanno i bandi bisogna sostenere la microimpresa, perché noi non ce l'abbiamo l'impresa con più di 9 operai che si dedica all'agricoltura. È diversa, quando si fa una programmazione bisogna tener conto delle specificità del territorio, che forse sono le cose che ci possono avvantaggiare rispetto alle programmazioni che stanno facendo gli altri paesi. Certo. La nicchia diventa un valore aggiunto se è saputo sfruttare. Deve essere chiaramente sostenuta, come giustamente diceva. Intanto ascoltiamo il dottor Megnani, sempre a New York. Una grande occasione per presentare una bellissima regione e poi un prodotto che è unico nel suo genere, che ha molte espressioni nel nostro paese, ma quello della Calabria è la congiunzione di due mari, è la congiunzione di un microclima incredibile ed è un grande esempio di questa dieta mediterranea che ha influenzato un po' tutto il mondo, quindi da lì è partito. Abbiamo visto questo documentario bellissimo, fine anni 50, inizio anni 60, dove nasce questo grande spirito della dieta mediterranea e guarda caso studiata proprio dall'America, che vuole trarre ispirazione. Quindi è stata una serata molto bella, una serata importante che vede di nuovo l'Italia al centro con una regione che ha tantissimi punti ancora da scoprire. Anche l'entusiasmo con cui veramente commentano la serata, questo è veramente... Per l'Italia, per gli italoamericani di seconda e terza generazione è come evocare i loro ricordi ancestrali, magari non l'hanno nemmeno vista l'Italia, però parlano la lingua e ne conoscono le tradizioni antiche. Fantastico questo, intanto ascoltiamo anche la dottoressa Lecca, poi torniamo in studio. Molto interessante, perché comunque ci ha dato soprattutto agli americani. Noi italiani normalmente mangiamo mediterraneo e siamo molto orgogliosi di questo, però per gli americani non è così scontato, quindi riuscire a comprendere certe cose, riuscire a comprendere come si leggono le etichette, come si compra l'olio di oliva, e soprattutto in questi negozi dove non sempre trovi tutto quello che troviamo noi in Italia, secondo me è stata un'esperienza molto importante, molto bella. Quindi grazie alla Regione Calabria di essere venuta a farci questa dimostrazione delle nostre eccellenze italiane. Beh, siamo quasi in chiusura, allora io volevo fare intervenire anche il Presidente Magliocchi che... Oggi devo dire abbiamo fatto riposare un po', siamo stati buoni. Però è stato un piacere. È un piacere ascoltare davvero un esperto, perché anche noi impariamo tante cose o riscopriamo altre che diamo magari per scontate, ce le dimentichiamo, no, a volte, e cadiamo negli errori. Anche noi, magari avendo a disposizione un tesoro immenso sul nostro territorio, andiamo a cercare quelle cose che arrivano da fuori, no? Magari perché costano di meno, però significa avere una qualità inferiore che non fa bene poi alla salute, cioè, questo insomma, giusto Presidente? Ma credo che sia proprio così alla fine, no? Noi l'abbiamo ascoltato da chi ha partecipato a questa serata. Per noi sicuramente come associazione non possiamo che essere soddisfatti. Con questo mese di marzo si chiude il triennio proprio della divulgazione di ciò che l'associazione fa e di come si impegna a divulgare la bontà dell'olio d'oliva e l'impegno che profonde affinché gli olivicoltori producano un olio di alta qualità, che ne abbiamo avuto riscontro dalle testimonianze degli esperti stasera. C'è anche da parte dell'associazione una punta d'orgoglio, una punta d'orgoglio per avere a fianco due punte di diamante del mondo dell'olivicoltura. Il dottore Nino Iannotta, per la sua esperienza, è esperto in ricerca
del miglioramento qualitativo e delle cultivar delle olive per avere sempre un olio migliore, è uno degli esperti più seguiti a livello internazionale. Dall'altra parte il professore De Lorenzo, nutrizionista di fama anche egli internazionale, riconosciuto, e con Amata l'abbiamo ascoltato dalle testimonianze dei professori della Columbus University di come hanno seguito la sua lezione e di come è stata apprezzata. Quindi l'orgoglio dell'associazione di avvalersi, e io li ringrazio tantissimo per questa loro spassionata vicinanza all'associazione, che ci aiuta a crescere a noi come produttori olivicoli, ma ci aiuta anche a trasmettere all'esterno, nei paesi di oltremare, una Calabria diversa, una Calabria che produce qualità, una Calabria che produce prodotti salubri, una Calabria che viene ammirata proprio per questo suo modo di fare e di questa sua accortezza a preservare la qualità dei prodotti che porta sui mercati a tutela del consumatore. Quindi un traguardo importante per noi. E credo che l'abbiamo centrato, raggiunto. E io mi auguro che negli anni a seguire l'associazione olivicola persegua questa strada e la faccia sua. Io mi auguro anche di avere sempre a fianco le figure del professore De Lorenzo e del dottore Iannotta, che ci fanno crescere veramente in un modo eccezionale. Trasmettiamo non solo ai consumatori, ma anche agli olivicoltori un messaggio di perseguire la qualità, di fare qualità, di sacrificarsi a coltivare per il raggiungimento della qualità, perché è la qualità che ci fa conquistare i mercati, l'abbiamo visto, l'abbiamo sentito, alla fine è la qualità che ripaga alla lunga, ma è quella che ci distingue da ogni cosa, è quella che ci qualifica nel modo migliore e ci fa apprezzare. Ecco, questo è quello che noi vogliamo ed è sicuramente il nostro obiettivo. Noi ci dobbiamo fermare. Ci dobbiamo fermare perché il tempo, il nostro Enzo ha detto basta, il tempo a disposizione è terminato. Comunque grazie. Ancora un grazie agli esperti, certo, e un abbraccio veramente di affetto e di stima per tutto quello che loro stanno facendo e che faranno. Grazie a tutti e noi vi lasciamo con altre immagini di grazie video. Grazie a lei e ai suoi telespettatori. Arrivederci. Arrivederci. Couldn't make no time. I didn't have no blue, but I was all messed up in mind, because it was early in the morning, baby, about to break on the day. Y'all had seen me hug the pillow while my baby used to lay. Well, now I got something to tell you, baby. Keep it to yourself. Don't tell me the so-and-so warned nobody else about it. It's early in the morning, baby, about to break on the day. Y'all done seen me hold that pillow while my baby used to lay. Now, and you oughta heard my grandmother when you got my grandfather told. So look at him, man, really, you done got too old, because it's early in the morning, baby, about to break on the day. Y'all done seen me hold the pillow while my baby used to lay. Yes, why is that? We'll be right back.
over here, baby. And what you trying to do? You think I can love you, then be your dog too, because it's early in the morning, baby, about the break of the day. You ought to see me off the pillow while my baby used to love. I'ma tell you, baby, and keep it to yourself. Don't you tell your kid, man, or one nobody else about it early in the morning, baby, about the break of the day. You ought to see me hug the pillow while my baby used to lay. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.